Eccoci a Bologna sotto i portici, infatti è anche nota come la città dei portici ovunque. E diciamo che intanto che siamo qui non possiamo non andare a buttare l'occhio allo stadio dell'Ara. Eccoci all'esterno, essendo Bologna non poteva che esserci un portico fuori dallo stadio. Ecco che si intravedono le gradinate e la caratteristica torre, la mitica torre, marchio di fabbrica di questo stadio. Il nostro ingresso trovasi esattamente dall'altro lato dello stadio, in via dello Sport. Questa è la zona del vero stadio, dove ci sono i bunci che fanno le salamelle e i panini. Eccoci qua, dopo i tornelli. Nonostante paia una bolgia, ci dirigeremo al bar. Prima di sistemarsi sugli spalti, la cosa più fondamentale che ci sia è mangiare. Qui le grandissime glorie che hanno vestito la maglia del Bologna. Naturalmente anche lui. Attenzione, un bel Amarcord, un vecchio manifestino di Milan Bologna con la maglia di Ricardinho. Giornali che parlano del grande Bologna. Naturalmente davanti a questa ci soffermiamo un attimo di più. Ecco che sbucchiamo. Qui c'è una specie di privé, la gente può andare a bordo campo.
perquisizioni all'ingresso ospiti. Ovazione per l'ingresso di Maignan. Associazione Calcio Milan. Thank you.
Diamo ancora un'occhiata a questo bello stadio, con la sua caratteristica torre, i portici illuminati, anche di notte molto suggestivo. E adesso ce ne possiamo andare fuori dal cazzo.